hai salvato il culo. Ora sta a me salvare il tuo. Wow, io... non ce n'era bisogno. Beh, tu sei stato trascinato a forza dentro un cristallo gigante, quindi... forse è vero. Ok. Immagino che avrei fatto lo stesso. Ma come mi hai trovato? Non lo so, onestamente. Ma penso che abbia qualcosa a che fare con questo. Ha rischiato la vita per trovarmi. Puoi fidarti. Anomalia. Cosa? Che cosa sei? Il custode. Il custode di cosa? Il regno in cui risiedi ora. Tutti i regni. Tutto quanto è sotto la mia protezione. Di che sta parlando? Questo è il labirinto. Un luogo tra i mondi. Un luogo che li collega fra di loro. Il custode li protegge tutti dai Root. Li abbiamo eliminati dalla Terra. Ma non rimane molto tempo. Un guasto del sistema è imminente. Questo segmento, dove l'hai trovato? Quando ho ucciso qualcosa, ha lasciato questo. Interessante. Un piano alternativo? Non va bene? Sembrerebbe di no. No, va bene. L'indice può essere riparato. Emergono tre conseguenze, mentre prima ce n'era una sola. Potremmo farcela. Potremmo annientare i Root. Sono necessari altri segmenti. L'anomalia potrà recuperarli. Aspetta. E lei invece? La marea va placata. L'utility deve rimanere. L'utility? Intendi Clementine? Sì, Clementine. La corruzione strappa le cuciture di questo regno, eppure le porte rimangono. Sono porte verso altri regni. Questa chiave garantisce il passaggio. Trova i segmenti. L'incarico è incompleto. L'anomalia richiede chiarimenti. La sede di tutti i mondi. Prima il nucleo, poi il labirinto, poi tutti i mondi che esistono, esistevano o esisteranno. Il nucleo è stato epurato dalla corruzione, ma la corruzione rimane. Tutto deve essere epurato. Il labirinto deve resistere, deve essere l'ultimo a crollare. Ho fornito il massimo aiuto possibile. Tutti gli sforzi falliranno se faccio di più. Ora tu sei la risorsa. Trova i segmenti e torna. Se questo, denominazione impropria, l'utility era richiesta. L'utility è stata acquisita. L'utility acconsente e rimane. Clementine possiede la natura sia del nucleo che dei guardiani. L'utility comprende ciò che è necessario. Capisce il custode. Non posso più mantenere la stabilità in autonomia. L'utility è una risorsa necessaria. Necessaria ma insufficiente. Servono i segmenti. Ehi, viandante. Spero che tu non abbia tribolato troppo per trovarmi. Mi dispiace tanto. Non avresti dovuto venire a cercarmi.
Te l'avrei detto se avessi potuto. Allora, come va Alward? Boh, sta bene. Oh, sembri Boh. Non preoccuparti, ok? Sto bene qui. Molto bene. Sono in pace. Finalmente. Sì, era da tanto tempo che mi sentivo smarrita, soprattutto sulla Terra. Era come se stessi vivendo la vita di qualcun altro. Ho partecipato al progetto dei Sognatori con la promessa di fare la differenza, di fare qualcosa di importante. Pensavo di aver trovato la mia chance, sorriso. Ma non è durata. Non era reale. Ehi, ma questi poteri, tutto ciò che mi è successo, ogni cosa mi ha condotta qui. È qui che devo essere. È qui che c'è bisogno di me. No, cioè, forse, non lo so, è complicato. Per un po' ho creduto che non avrei più considerato il World come casa mia. Ed è ancora così, ma non è detto che non lo sarà mai più. Ma ora c'è bisogno di me qui. È tutto ciò che so. È no. Tutto ciò che devo sapere. Niente che abbia senso, probabilmente. Il labirinto non è ciò che sembra, ma in parte... Andiamo di qua! Lo è? Fammi riprovare. La maggior parte di questo posto è come il pensiero e l'energia. Sì. C'è molto più di quello che i sensi percepiscono. Se lo so è grazie al legame che ho con il custode. Per lo più percepisco il labirinto come un battito cardiaco o la luce del sole. E come entrambe queste cose è connesso a... Davvero? Perché io no, e sono quella che l'ha detto. Forse dovrei essere io a fare domande a te. Prova a chiedere al custode. Le sue risposte potrebbero non essere più chiare delle mie, ma almeno sa di cosa parla. No, e non è che mi sia preoccupata di cercarlo. Il vecchio ha il suo viaggio da intraprendere, come me. Abbi cura di te, ok? Ah, se dovessi tornare al World, di a Boh... Dì a tutti che sto bene. Non devono preoccuparsi per me. Così.
Fine dello spazio. Dobbiamo solo trovare questi segmenti, giusto? Sì! Non ho mai visto niente di simile.
Fermo lì. Pax Tech. Esso si trova al cospetto dell'Imperatrice Eterna, signora della Corte Rossa, prediletta del Tain. Eppure, esso non è niente. Ehi, un momento. E lì dove si trova, esso è... Potremmo parlarne invece? A quanto pare esso vivrà per ora. Ma sentiamo, Pax Ultek, quali sventure ci porta esso questa... Esso si trova dinanzi all'Imperatrice Eterna, passata e futura sovrana di Yeisha. Sua Maestà chiede ancora una volta: cosa porta il Pax Ultek alla sua corte? Risponde: Sua Maestà non è sorpresa del solipsismo di esso. Dai Krell a Forn fino al distruttore, i Pax Ultek servono sempre i propri desideri. Oh, non c'è nome più maledetto in queste sale reali. Quando è arrivata la pestilenza, Ford ha aiutato gli scismatici. La slealtà si è trasformata in rovina. La rovina in disperazione! Sua Maestà vorrebbe vedere Ford sanguinare! Vorrebbe vedere i Pax Ultek morire! Ma la prudezza in battaglia dei Pax Ultek è spaventosa. Ford, il distruttore e gli altri erano... sbalorditivi! È innegabile. Forse la forza dei Pax Ultek può servire a liberare invece che a opprimere. Sua Maestà, nella sua eterna saggezza, concederà la grazia a esso. La vita del Pax Ultek in cambio di un'altra vita. Sua permanenza ha trascorso molte vite in comunione con il Tain. L'albero sacro concede atanasia, ma anche chiarezza. Il Pax Ultek ha bisogno di salvezza, ha bisogno di potere per sconfiggere l'unico vero nemico. Non obiettare, poiché esso non è in grado di vedere oltre sua eternità. Tutti danzano seguendo la stessa canzone del mondo. Note diverse, parti diverse, stessa melodia. Il Pax Ultek cerca l'abominio. Esso ucciderebbe questa creatura e sua eternità approverebbe. In questo modo esso dimostrerà la sua lealtà e il suo valore. Sua Maestà, esso merita la morte,
eppure rifiuta la sua unica alternativa. Sua infinità è troppo gentile, ma lasciamo che sia esso a decidere. Sua permanenza apprezzerà in entrambi i casi. Lei desidera solo riportare Nun Yuttav Aipan per richiamare il suo popolo dall'abisso creato dalla scissione. Ma l'abominio tormenta il suo volere. Un orrore miserabile ai suoi occhi. Il Pak Sultek deve affrontare questo spirito oscuro. Esso non deve essere il suo tormento, ma la sua lama. Poi il Pak Sultek riceverà la sua ricompensa. Il cammino verso il desiderio non è né facile né sicuro. Procedi, lama. Elimina la putrefazione che affligge questo mondo. Esso deve dimostrare che esiste un Pak Sultek più utile da vivo che da morto. Thank you.
Fate così! Thank you.
sa che non ho più posto. Venite!
Siamo salvi!